Si chiama Fango e risate, storia di San Patrignano, edito da PM, ed è il nuovo libro di Andrea Muccioli, il figlio del fondatore di San Patrignano, è nelle librerie adesso e lo abbiamo in diretta con noi. Buongiorno Andrea Muccioli, benvenuto in diretta con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Una buona giornata. Allora, partiamo da questo libro, dalla scelta o forse quasi da una sorta di obbligo morale, no, di scriverlo. Immaginiamo che lei abbia visto la serie che è stata dedicata appunto a San Patrignano, la serie Sampa, è stato un enorme successo e evidentemente lei ha ritenuto di dover dire la sua in merito a questo. Lei lì ci ha vissuto, lei con suo padre, ha vissuto in prima persona tutta una serie di situazioni. Ecco, le chiedo, immagino che abbia visto la serie, come si è sentito, che sentimenti provava mentre scorrevano quelle immagini, mentre vedeva suo padre raccontato in quella serie? Intanto ho cercato di dare un contributo concreto a quella serie, pur diciamo richiesto tardivamente di partecipare, ho cercato di dare appunto una mia visione corretta, di una testimonianza onesta, e che non è servita purtroppo a nulla per evitare che venisse confezionata un'immagine diciamo pregiudiziale, deformata, grottesca, secondo me totalmente in malafede, da parte degli autori, doveva portare appunto alla descrizione più che altro di un mostro più che di una persona straordinaria che ha, come dire, salvato 7.000 vite senza chiedere nulla a nessuno sostanzialmente. Ecco, quindi io e il mio fratello abbiamo denunciato Netflix e adesso aspettiamo, diciamo, di discutere in tribunale queste questioni. Io però mi sono sentito proprio in obbligo a quel punto di raccontare la storia così come l'ho vissuta, l'ho vista fino da quando avevo 11 anni, 12 anni, a quando mio padre è morto nel 95. È un racconto, però non è un memoriale, non è un saggio, non è una lezione e non è una risposta a nessuno. È il racconto di ciò che è successo in forma di romanzo, raccontato da un adolescente che appunto da 11 anni arriva a 30 vivendo dentro questa straordinaria esperienza. Ecco, veniamo al libro. Se nella serie che lei citava poc'anzi, insomma, c'è un ritratto ben preciso di Vincenzo Muccioli, ci sono dei riferimenti espliciti alle accuse che gli vengono fatte di misoginia, si parla di omosessualità, si parla chiaramente della sua malattia. In questo libro non c'è nessuna smentita. Non ha sentito la necessità di farlo, di raccontare come stessero veramente le cose? La smentita sta nel racconto. Non è una persona come quella scritta, come quella che ha fatto, visto e detto ciò che mio padre ha vissuto nella sua vita, non può essere certamente misogino e non lo è mai stato, non può essere certamente omosessuale e non lo è mai stato, è morto delle cause mediche, psicologiche, sanitarie che sono state ampiamente pubblicamente dichiarate dalla comunità quando è morto. Punto. Quindi non è un libro che nasce, un racconto non può rispondere al nulla, al falso, racconta il vero, e questo racconto, questa storia racconta il vero. Quindi la smentita di quelle oscenità raccontate dal documentario di Netflix è nella storia. Andrea, io sono molto curiosa perché lei dice delle cose molto forti, no, su questa serie, su chi l'ha creata, su chi l'ha ideata, su chi l'ha girata. Ritiene che ci sia stata una volontà iniziale di far arrivare questi messaggi? Assolutamente sì. Certo, c'è stata una volontà precisa di convogliare quell'idea appunto deformata, grottesca, mostruosa, non solo di mio padre, dell'opera che ha svolto, ma della stessa comunità nel suo insieme. Alcuni degli autori di questo prodotto erano gli stessi giornalisti che nel 95, quando mio padre stava morendo, scrivevano su Cuore che all'inferno aspettavano con ansia l'arrivo di mio padre. Voglio dire, sono stati denunciati allora, sono stati condannati dalla giustizia italiana allora, e io mi auguro che lo saranno ancora in questa occasione. In ogni caso,
Il libro non è la risposta a Netflix, il libro è una storia in sé. Se qualcuno vuole capire ciò che è successo veramente, i motivi che hanno spinto la mia famiglia a fare quello che ha fatto, cosa è successo in quel luogo, può leggere questo libro, ripeto, che è una storia, che è un racconto, che è un romanzo, quindi è anche molto piacevole, scorrevole, io spero interessante. Non fa lezioni a nessuno e non difende una tesi, racconta anche i difetti, i limiti, perché ogni uomo, anche per quanto grande e per quanto grande possa essere l'opera che ha compiuto, ha più forte la personalità, più difetti e più limiti sì. ha, e quindi sì. più errori commette. È così, quindi muccioli. Questo libro, questo racconto non fa sconti a nessuno, neanche agli errori, ai limiti, alle contraddizioni che un luogo grande, straordinario, unico come San Patrignano certamente aveva. E in queste pagine edite da PM, Muccioli, emerge anche lo sguardo, no, di un figlio, nel suo caso lei, che guarda il padre fare delle cose grandiose, delle cose impensabili fino a quel momento. Ci racconta qual è l'esempio, il messaggio che spesso ricorda di suo padre, se dovesse racchiudere la sua eredità in un episodio? Io ho continuato l'opera di mio padre per circa 20 anni, quindi mi sono trovato in quella posizione, ho dovuto decidere della vita, della morte, dei bisogni, delle necessità, dei drammi dei ragazzi oltre 14.000 che ho accolto in questo periodo. Quando mi sono trovato nelle stesse posizioni, ho ripensato a cosa faceva e cosa diceva mio padre quando io lo criticavo, no? A volte, perché ho sempre avuto la personalità per confrontarmi con lui in maniera aperta, e quindi ne ho, come dire, rilevato e rivelato anche, come dicevo prima, i difetti, le contraddizioni. Una cosa, mio padre, sì. nonostante difetti, errori commessi, aveva in maniera talmente forte, sviluppata, che nessuno la può mai contestare, secondo me. Ed era la capacità di perdonare sempre, chiunque. Era la capacità di accogliere prima di tutto nel suo cuore chiunque a qualsiasi cosa avesse fatto, anche contro di lui, anche delle azioni cattive, certo, nei suoi confronti. L'accoglienza, la comprensione e il perdono, ecco, si potrebbe sintetizzare in queste tre parole. Andrea Muccioli, grazie davvero per questa chiacchierata. Trovate il suo libro, edito da PM, Fango e Risate, storia di San Patrignano, in libreria. A presto e buona giornata. Grazie a tutti voi.